Neanche questo, corsia 2. E poi la neoprimatista italiana Vittoria Fontana ha eguagliato il record di Sonia Vigati. Sono 30 anni esatti quest'oggi da quell'ultimo. Partenza regolare, Sedo subito avanti, forza Chiara adesso uscire, subito a spingere per rimontare, provare a rientrare adesso Chiara Fontana, Vittoria Fontana va a prendere forse lei questa vittoria. 11.40 sarà forse un photo finish, se così fosse 11.40 sarebbe anche nuovo primato italiano, comunque c'è sicuramente un podio, vediamo un po', Vittoria Fontana, nuovo record nazionale, nuova medaglia d'oro per l'Italia che fa una incredibile doppietta. Sarebbe stato sì un photo finish, ma è un photo finish che al millesimo premia l'Italia. 11.40 per Vittoria Fontana, una gran gara per lei, un gran giorno per lo sprint azzurro, Guido, perché oltre a questo primato nazionale che cade dopo 30 anni ed era un po' nell'aria, abbiamo Lorenzo Paisana che vince 100 metri a distanza di pochi minuti, Vittoria Fontana. Italia, popolo di navigatori santi e velocisti. Almeno tra gli under 20. Questa è una bella novità forse degli ultimi anni, e qui stiamo rivedendo intanto Fontana che è riuscita a venire fuori così un po' dura, ecco, con lo sguardo, non era proprio rilassatissima, questa sua fase in cui stringeva i denti e faceva la faccia cattiva l'abbiamo vista nella semifinale, ma nella seconda parte di gara qui praticamente è iniziato subito. Sedo partita meglio, lo sapevamo, brevi linea, più rapida, più scattante in partenza, poi però non ha resistito fino in fondo, perché questo è il photo finish, e guardate di quanto al millesimo il torace, diciamo, che viene dato come punto di riferimento per il photo finish è davanti lei. Poteva anche essere un ex aequo, andava lo stesso bene, vedi questa sottilissima divisione tra due linee, quindi c'è veramente differenza. E se Vittoria riuscisse veramente a distendersi e usare il lanciato come è in grado di fare, molto più veloce. Sarebbe un bellissimo prospetto, lo sarà anche sui 200 metri, dove sembra che il suo fisico possa fare una differenza ancora maggiore, proprio sfruttando le lunghe leve, un lanciato che oggi ci ha fatto vedere che cosa può essere. Bravissima Vittoria Fontana, bravo Lorenzo Paisana, sono due alfieri azzurri che si portano a casa gli ori nello sprint nei 100 metri al maschile e al femminile, e rilanciamo anche in chiave staffetta 4% per azioni sui 200 metri di altri azzurri e altre azzurre. A differenza della prova di Paisana, qui c'era una bava di vento favorevole, 0.8 metri al secondo, chissà che non abbia aiutato.